Ed eccoci ragazzuoli, benvenuti in questo terzo episodio di Dragon Ball Z Burst Limit. Recuperate i due episodi precedenti, li trovate qua sul mio canale YouTube nella playlist dedicata ed oggi iniziamo ufficialmente la saga di Namek, quindi la saga di Freezer. Come avete visto l'intero sfondo cambia perché c'era Goku Super Saiyan e iniziamo l'assalto della squadra Ginyu. Pollice in su ora, vi voglio carichi al massimo con un like. Fatemi capire che volete sempre nuovi episodi e fatemi capire che volete che questa serie continui. Tutti gli episodi in questo mese di agosto arriveranno il lunedì e il venerdì. E si va ragazzi, l'assalto della squadra Ginyu. In modalità normale, che è quella più alta possibile ora. Nel mese di agosto arriveranno ben 3 video a settimana, così anche voi sarete in vacanza, anche io sarò qualche giorno fuori, quindi lunedì e venerdì Burst Limit c'è proprio la serie, mentre il mercoledì ci sarà il video, non so, con le mod di Xenoverse 2, nuove mod incredibili, poi scontri con Francesca, un po' di tutto e di più. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi farò vedere un po' tutte quelle che saranno le mie vacanze, come al solito unboxing in anteprima e tante cose. Ma ritorniamo a noi qua su Namek. C'è Vegeta furioso che sta prendendo veramente a pugni in una maniera assurda il carissimo Recom, che sembra essere molto resistente. Allora, lui che si fa balletti un po' strani, mettiamola così. E ora è arrivato il nostro momento, ragazzi. Allora, io è da qualche giorno che non gioco perché ho registrato un paio di episodi insieme ed ora infatti si nota che il carissimo Recom si sta facendo valere un po' di più rispetto a quello che io mi aspettassi, eh? Però andiamo alle sue spalle. Ragazzi, sono gasato, si vede, credo, perché... Cioè, ragazzi, il gioco mi ha preso benissimo. Cioè, il gioco Wagyu è qualcosa di spettacolare. Vado anche direttamente con un Final Flash! Non è riuscito a pararsi! Tra l'altro, quando lo giochi alla modalità un attimino più difficile, il personaggio ha addirittura più vita. Quindi occhio, perché potrebbe risultare effettivamente un po' più potente del normale. Mamma mia, volo preso! Mi butta in aria, non me l'aspettavo, vai giù, assurdo! E bravo Recom! Adesso tocca a me, mi vado a gasare più che posso, va bene. Andiamola a colpire, va benissimo. Ragazzi, mo lo distruggo veramente. Va bene, ultimo cannone Galick e l'abbiamo eliminato alla grandissima. Benissimo così. Ovviamente va al tappeto e ci siamo fatti valere veramente tanto. Anche se, ragazzi, nel manga e nell'anime Vegeta qua busca veramente troppo, secondo me. Davvero niente male. Ci siamo, ora sta iniziando a stufarmi. Quindi lui, ragazzi, non è stato ancora sconfitto. Anzi, guardate come distrugge Vegeta. Mamma mia. Ma no. Che poi il bello è che noi conosciamo alla perfezione la storia, però comunque quando vedo sto Vegeta messo così, dispiace sempre, che ci posso fa? La sua mossa suprema per eccellenza, l'eliminatore di Recom. E ora inizia il nuovo quadro, passiamo al livello numero 2 della saga di Namek e abbiamo addirittura Gohan piccino. Io ho l'impressione che questa volta... che colpo! Ho l'impressione che questa volta andremo ad utilizzare proprio Recom, perché... mi sembra sia alla sinistra dello schermo. Vediamo un po'. Lui messo veramente malissimo e infatti utilizzeremo Recom. Sono curiosissimo di andare a scoprire tutte quelle che sono in generale le sue mosse. Prova a colpirlo così e questo è già un mini eliminatore di Recom. Il coraggio di Gohan. Io sono il figlio di Goku. Sì, ma il figlio non sei Goku al momento, Gohan. Poi un giorno diventerai più forte e tutto il resto. Però ora come ora... Però ragazzi, Gohan è uno dei personaggi in Dragon Ball con più potenziale in assoluto. Credo che su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. Guarda come si è scansato, ma bravissimo. Bazzuto proprio. La ginocchiata di Recom. Non so, Gohan, che attacco stesse facendo. Però preferisco non chiedermelo. Diciamo che nel complesso, ecco, immaginavo che si stesse per... Ma che? Ah, è il potenziale sbloccato! Voglio la trasformazione! Assurdo! Ma va a cambiare pure le mosse quando c'è il potenziale sbloccato. Ragazzi, allora, io provo di Suprema, eh. Vediamo, fa proprio l'eliminatore quello pesante, ma lui si è parato alla grandissima. Bravo, veramente. Ormai Gohan Wagyu è assolutamente finito, dai, concludiamola. Ah, lancio il cerchietto, ah, pure col cerchietto, ma niente da fa. Ah, finalmente è andato giù, benissimo. Quindi ragazzi, Recom qua vince, c'è ben poco da fare e da dire.
Povero Gohan, quasi a lui che Krillin nella saga di Namek, Wayuu messi seriamente in difficoltà, ma poi c'è l'arrivo provvidenziale di un certo guerriero. Ed eccolo qua, terzo quadro e abbiamo appunto il caro Goku giunto su Namek. Oh yeah! Stavo cercando di capire che cosa stessi dicendo. Tra l'altro, ragazzi, in tanti mi avete detto che il gioco lo preferireste in giapponese, che poi, chiaramente, come tutti sappiamo da 30 anni, la lingua originale. Quindi magari dal prossimo episodio accoglierò tutte quelle che sono le vostre richieste e di conseguenza lo metterò in inglese. Cioè, volevo dire in giapponese, voglio dire, la confusione quando vedo le com è tanta. Quindi assolutamente sì. È una cosa che non ho fatto perché in generale Ultimate Tenkaichi Hero Mode ce la siamo giocata in inglese e mi sembrava che vi piacesse. Però se lo preferite in giapponese, ragazzi, per me anzi è forse anche meglio perché è la lingua originale. Nel frattempo, come vedete, ci stiamo facendo valere la grandissima Correcom. Beccatista Super Kamehameha, preso. Forse un po' di sguincio. Bam! Mentre lui non si poteva assolutamente riprendere. Benissimo, bam, mamma mia, Wayuu, ma Recom devastato? Mamma mia, Goku, distrutto Recom, è durato quanti secondi? Ragazzi, manco un minuto sto scontro è durato. Recom devastato nonostante il livello di difficoltà fosse quello medio, che per ora vi ricordo essere il livello massimo di difficoltà. Cioè, al momento non posso mettere difficoltà maggiori. Ed eccolo Goku, bam! Mi dispiace, Recom. C'erano troppe falle nella tua difesa per non approfittarne. E Recom va a terra, ma in realtà noi sappiamo che quando va a terra ci va in un certo modo. Vediamo se vi ricordate come. Vediamo un po' il livello S. Ma aspettavo qualcosina in più. Ah, dovevo vincere usando la Suprema. Ma vale a sapere queste cose. E giungiamo di già all'arrivo di Ginyu. Non credevo mi avresti costretto a mostrarti la mia vera potenza. Quindi il gioco, come vedete, ragazzi, diciamo che ha diversi quadri e uno dopo l'altro ti mostra spezzoni, quelli fondamentali dell'intera saga di Z, cioè dell'intera storia di Dragon Ball Z. Mi sarebbe piaciuto vedere un po' più filmati, perché quando ci sono i filmati sono spettacolari. L'abbiamo visto nello scontro tra Goku e Vegeta direttamente nella saga dei Saiyan, quello è un filmato bellissimo. Non durano tanto i filmati, ma secondo me riescono a difendersi veramente molto bene per essere un gioco di 12-13 anni fa. Cioè, voglio 13 anni fa io avevo... quanti anni avevo? 13-14 anni. Adesso ne ho 28, pensate un po'. Io ci volevo andare subito di Suprema, però vedo che lui si difende molto bene e lo butto via. Niente da fa. Allora, rispostiamoci. Vediamo se si para ancora. Si è scansato con una tranquillità disarmante. Trasformiamoci col Kaioken. In realtà è una tecnica, però qui viene chiaramente trattata come se fosse una trasformazione. Il tasto è quello. Aia. Mamma mia, no, pensavo di riuscire a beccarlo. No, non ho continuato la combo. Ma no. Va bene, insisti, Goku. Mamma mia, è riuscito a farsi le parate perfette. Com'è che si fanno? Tenendo premuto X ed R2, mi sa. Cioè, vedete, ragazzi, mano a mano, andando avanti negli episodi, si scoprono cose nuove. E vorrei vedere se riesco magari a concludere con la Suprema, ma si sposta palesemente. Bravissimo. Ma nonostante questo, no, non riuscirei a sconfiggermi. Quindi provo magari a concludere così. No, cosa fa? Forza inimmaginabile. 180.000? Guardate la faccia! Non è possibile! Questa è la tua vera potenza? Ebbene sì, caro mio, è certo che la mia potenza. C'hai paura? Stai tremando? Mo' basta però, No, bravissimo! Ragazzi, ma vi rendete conto? Ancora! Aiuto, Ginyu immortale! Bam! Messo giù! Cioè, ragazzi, è riuscito a resistere ad attacchi che io pensavo lo avessero eliminato subito, più o meno. Bravo, Capitano Ginyu. Sei molto più veloce di quanto io sia mai stato. E mo sappiamo quello che vuole fare, no? Come sappiamo, una delle tecniche fondamentali di Ginyu è quella di scambiare il corpo. Di conseguenza, vede il caro Goku e decide di utilizzare la sua tecnica speciale. Cosa? Nani? Allora perché stai ridendo? Mo si colpisce? O magari in questo filmato non lo fa? Ride perché gli piace il corpo. Mi piace il tuo corpo forte. Ti piace? Chiaramente all'epoca, ragazzi, Goku non conosceva le tecniche o in generale
quelli che sono i poteri dei suoi nemici. Per cui, quando senti che ti piace il corpo, dici, ma che cosa vuoi da me? E quindi, sì ragazzuoli, Goku diventa malvagio, possiamo dirlo in maniera ufficiale. Poi, non è il vero Goku, ma quello è un dettaglio. Sembri diverso. Perché indossi uno dei loro aggeggi scouter? Vuoi sapere perché? Che è Sora Sora Sora? Che è il personaggio di Kingdom Hearts? Che poi, se qualcuno di voi sa cosa significa Sora in giapponese, scrivetelo nei commenti. Sono il capitano della squadra G. Ma non credo, Goku, no? Cioè, dentro di te sì, ma all'esterno sei Goku. Non sai come usare quel corpo. Patetico, credi davvero che quello serva contro di me? Dannazione! Perché non ti arrendi? Questo, ragazzi, è qualcosa che abbiamo visto più volte in Dragon Ball, come ad esempio anche di recente in Super. Non vi faccio spoiler. Ed eccoci qua. Non hanno ancora sconfitto Ginyu. Qui vi ricordo che, in pratica, Vegeta... Si vede che hanno troppa paura di fare del male al loro caro Kakarot. Sì, ci penserà lui. Qua, ragazzi, Vegeta prova. Mamma mia. Ma no, rivediamo lo scontro tra Goku e Vegeta qua, Tutto qui, guarda come guarda il tezzoso. E vabbè ragazzi, ci siamo, vediamo, godiamocelo questo scontro. Separato, cioè, più che altro spostato alla grandissima. Avvicinati Vegeta, non avere timore. Ma pure Ginyu, tu, non ti scansare, ti vedo un attimo impaurito. Vuoi un final flash dietro la testa? Ma che fa? L'ha potenziato! Ma io non ho... Che è questo... Ma non pensavo mi facesse vedere tipo il pianeta distrutto. Che giochi erano quelli che lo facevano? Oltre chiaramente a Budokai Tenkaichi, tutti quelli là, però... Pensavo anche forse qui facevano vedere una roba simile, ma non è... sono assolutamente sicuro. Allora, io vado assolutamente con la presa, tanto di trasformazioni non ne abbiamo. Andiamo di nuovo con un altro Final Flash, non so se ci arriva fin laggiù. Non ci arrivava, peccato. Cioè io premo i colpi di base... Questo è ottimo per colpire a distanza. Colpo caricato al massimo e buttato giù. Che peccato, Ginyu. Questa è la fine. No, poverino. Lo sta distruggendo al massimo. Oh, ma lui si ripiglia ancora. Vabbè, qua come sapete c'è di nuovo lo scambio di corpi. Ma qui appunto si mette in mezzo Goku e si ripiglia il suo corpo. Poi ci saranno altri scambi di corpi ed è così che appunto Ginyu si ritroverà all'interno del corpo di una rana. Va bene, come grado secondo me lì abbiamo fatto S, peccato. E finalmente eccoci. Yatte kuremashita ne minasan. Hajimete desu yo. Io l'audio purtroppo ce l'ho bassissimo in cuffia, dovrei alzarlo un po', ma abbiamo un filmato spettacolare con sto Freezer. Vegeta, voglio Vegeta, ha una paura devastante, imperdonabile. Mamma mia, c'ho paura io per Vegeta. Veramente cattivissimo. Vabbè ragazzi, Freezer, come sappiamo, uno dei personaggi tra l'altro più amati di Dragon Ball per quanto riguarda i malvagi, chiaramente. Provo a colpirlo, ma lo vedo molto agile. Pensavo fosse un po' più basso qui nel gioco, ma attenzione alla furia di Vegeta. Quindi riusciamo a divincolarci dall'attacco di Freezer. Come vi dicevo, me l'aspettavo un attimino. Ok, ricorda? Ti darò una lezione memorabile, ricorderai la mia terribile potenza. Cosa? Nani? Colpiamolo? Ma si sposta, guagliù, assurdo. Ma poi bravissimo a spostarsi, non perde un colpo. Devo ricordare di pararmi ogni tanto perché guagliù sembra che ultimamente io lo stia facendo veramente pochissimo. Io però... Mamma mia come mi sono scansato! Te lo becchi questo? No, non se lo becca chiaramente, mi vado a potenziare anch'io. Sta arrivando, mi paro, va bene... Mi sono parato al momento giusto, ma che fa? Ma no, ma poverino Vegeta, ma non si dice. E non ci niente. Occhio. Guagliù, questi scontri non sono particolarmente difficili e assurdi, ma sono tostarelli, Però con il Final Flash facciamo il finale supremo. Bravo Vegeta. Boh, mi sei piaciuto. Bravo. Bam. Guagliù, qua Vegeta si fa valere, dai. Mi piace, sono contento.
Unica cosa, ho l'impressione che questa scena, proprio questa, l'abbiamo già vista anche negli altri scontri, non vorrei sbagliarmi. Voglio vedere la tua vera forma, Vegeta. Ma no, Vegeta, ma non è una grande idea. Ne sei al corrente? Ancora più sbalorditivo. Molto bene. Misetearo, ti mostrerò la mia vera forza. Tipo in giapponese vuol dire questo. Mi raccomando ragazzi, pollice in su ora. Nel prossimo video, che arriverà questo venerdì, salvo imprevisti, ma non ce ne saranno, vedremo finalmente Freezer. Iscrivetevi, lasciate un like. Alla prossima, ciao!